Ci siamo? Ci siamo? Bella giornata di sole, stupenda, con il mare, e ci manca veramente un mandolino, come si suol dire dalle nostre parti. Bene, allora, quindi facciamo questa intervista in pratica, giusto per chiarire alcuni concetti e per trasferirci un po' di esperienze. Esatto. Allora, siamo con Sergio Puglia, che è portavoce dei 5 Stelle al Senato, e vogliamo chiedergli l'esperienza del meetup per lui, quando è iniziata e come è nata questa esperienza. Allora, in pratica io seguivo il sito internet di Grillo, il blog di Grillo, beppegrillo.it, e a un certo punto lui dava dei messaggi, dava tantissime informazioni, quindi a un certo punto lui lanciò un allarme, in un certo qual senso, disse: guardate, vi stanno rubando il futuro. Voi giovani oggi non avete più tempo per stare insieme, per aggregarvi, non ci sono più punti di aggregazione, ma oggi la rete, internet, vi dà la possibilità, anche se state distanti, di incontrarvi. E per questo esistono delle piattaforme social, e una di queste era il meetup.com. Iscrivetevi, ognuna nella propria città, lo chiamate come volete, non so, amici miei, amici di Beppe Grillo. E quindi si cominciò con queste piattaforme, su questo portale, meetup.com. E quindi c'erano amici Beppe Grillo Napoli, amici Beppe Grillo Firenze, Torino e così via. Uno dei primi è stato proprio amici Beppe Grillo Napoli. Io mi sono iscritto nel 2006, però non praticavo, semplicemente ero curioso, volevo capire, quindi entravo in questo social e leggevo. Mi piaceva leggere le discussioni che venivano fatte, e lì mi informavo che ogni mese c'era una riunione di queste persone che si incontravano in luoghi sperduti del napoletano, e poi decidevano le azioni da portare avanti. Azioni semplici, azioni concrete però, perché poi se noi riusciamo a fare tante piccole cose semplici, noi facciamo in modo che le nostre città diventino più vivibili. E ad esempio, tra le cose semplici, ricordo una delle prime è la raccolta dell'olio usato. Soprattutto noi che siamo città di mare, è fondamentale. Guardate che quella sembra una sciocchezza, ma l'olio usato, uno, può essere riutilizzato perché è un ottimo carburante. Due, se lo buttiamo, come molto spesso si fa, nel water o nel lavandino, quell'olio non riesce a essere bloccato dai sistemi di depurazione, quindi va direttamente a mare e ce lo inquina. E noi che siamo città di mare non possiamo assolutamente permetterci, nella maniera più assoluta, una cosa del genere. Quindi cosa fare? Raccoglierlo. E in che modo? Ma semplicissimo. Io per esempio ho una damigiana da 5 litri, quella del vino, e lì ho l'imbuto, ho un passino sempre messo sopra, e quindi ogni volta che c'è l'olio usato, olio quindi non so, quello del tonno piuttosto che quello della frittura, oppure quello dei sott'olio, sott'olio, quindi proprio l'olio vegetale. Bene, una volta raccolto, contattavamo le ditte specializzate nella raccolta dell'olio, che esistono, e anzi stanno anche lì e ti aspettano, perché ha un costo interessante, ha un costo elevato per ogni litro. Adesso ahimè non ricordo, ma ricordo che c'ha un costo elevato, perché era molto, sono molto interessate queste aziende a venire a raccogliere l'olio. Quindi lo cominciamo a fare. Il tempo passava, sto parlando in prima persona, che poi l'ho fatto anche io nel mio comune, cioè il comune di Portici. Questo veniva fatto nel comune di Napoli, anno 2006. Anno 2007, a un certo punto mi sono detto: vabbè, ma mi devo attivare anche io. Quindi abbiamo cominciato proprio in questo modo, facevamo volantinaggio per informare la cittadinanza sulla biodegradabilità dei
delle varie materie, non so, un accendino piuttosto che una sigaretta, un mozzicone, qualsiasi cosa, e ritrovavamo in realtà molto utile, perché le persone cominciavano a prendere coscienza. Accanto a questo informavamo delle varie iniziative del blog, quindi prendevamo le notizie, le stampavamo, chi stampava a casa, chi andava in fotografia oppure piuttosto che in una libreria, e quindi proprio la semplicità. E io credo che bisogna partire con semplicità, cioè non aspettare che casomai il volantino tutto fatto per bene con delle scritte particolari, no, anche la cosa più semplice: ti piace quella cosa, c'hai quella idea, bene, comunicala ai tuoi concittadini e ti faccio vedere che se l'idea è buona gli altri la condividono. Questo è un po' il processo, quindi lo cominciamo a fare a Portici e ebbe un grandissimo successo. Talmente che ebbe il successo che oggi il comune di Portici ha istituzionalizzato il servizio di raccolta dei fiori usati. E così come il comune di Nitrofo e l'altro comune ancora, e ancora gli altri comuni. Quindi in un certo qual senso questa buona pratica si è allargata e si è istituzionalizzata, perché da un lato abbiamo trovato l'interesse dell'azienda a raccoglierlo, dall'altro lato abbiamo fatto informazione ai cittadini. Cioè come è importante avere in un territorio un presidio di cittadini attivi. Poi il tempo passava, anno 2008, arriviamo all'anno 2009, in particolare alla fatidica data del 4 ottobre 2009. Quel pazzo con i ricci e la barba, e quindi Beppe, comunica che parte il progetto politico di liberazione nazionale attraverso il Movimento 5 Stelle. Poi ci furono, quindi il primo incontro è stato a Milano, poi ci furono gli incontri a Firenze dove venne presentata la Carta di Firenze, ed è fondamentale, per esempio, soprattutto quando un meetup nasce. Meetup che cos'è poi? È semplicemente sono degli amici che si incontrano, oppure dei sconosciuti che si incontrano per attivarsi, come abbiamo visto anche nelle cose più semplici, per la propria comunità cittadina, anche fare informazione sui grani, fare informazione sul cibo, fare informazione di come fare politica acquistando prodotti, cioè bisogna leggere il prodotto da dove viene. Cioè se noi leggiamo che un prodotto viene da tutt'altra parte, mentre ce ne abbiamo e che ce ne abbiamo nelle nostre zone, è un po' irrazionale, no? Comprarlo e poi magari dopo dire c'è disoccupazione. Ma se non contribuisci tu a comprare il prodotto del tuo territorio, poi dopo non ti devi chiedere perché c'è la disoccupazione nel tuo territorio, visto che neanche tu contribuisci all'economia del tuo territorio. Quindi queste piccole cose possono essere fatte da questo gruppo di amici. La piattaforma social Meetup era l'unica, non esisteva Facebook, quindi ci incontravamo lì. Ecco perché poi è rimasto il nome Meetup, perché deriva da quella piattaforma. Forse se fossimo nati oggi, forse ci chiamavamo Facebook Amici di Peppe Grillo, probabilmente. Bene, quindi cosa fare? Come fare? Il Meetup, quindi restando sempre su quella piattaforma, ha un organizer e ha un co-organizer eventualmente. L'organizer è non il comandante, ma semplicemente magari la persona appunto che coordina e quindi fa un servizio. È preferibile per un fatto di dinamiche umane, di dinamiche di gruppo, è preferibile che quel coordinamento venga poi girato a turno, a tasti, non soltanto per una questione democratica, ma anche per una questione di solidarietà tra coloro che poi svolgono il servizio, perché oggi l'hai fatto tu e io magari non l'ho mai svolto e ti ho rotto le scatole mattina, pomeriggio e sera e dicevo che non l'avevi scritto bene, perché hai deciso quella cosa e tu lo sai perché l'hai decisa improvvisamente, perché ci avevi soltanto un giorno, l'hai fatto durante la notte e non potevi sentire gli altri per non scocciarli durante la notte e stavi sveglio, quindi l'hai dovuto fare. Però tutte queste cose io non le capisco perché le stai facendo tu. Però dopo i famosi 6 mesi che tu hai svolto questo servizio, lo farò io.
e comincerò a capire che in realtà veramente sono stato molto antipatico nei tuoi confronti, e quindi queste dinamiche di gruppo diventano in realtà poi amicizia e diventano in realtà un rapporto stretto tra le persone. Però ovviamente questo sottintende che nel gruppo ci siano tutte persone che rispettino l'altro, e sempre all'interno delle dinamiche di gruppo, quando si fa il meetup e quindi si sta insieme, è opportuno darsi delle piccole semplici regole in ogni gruppo: 3 minuti, 3 minuti, 3 minuti, 3 minuti. Nei 3 minuti si espone il pensiero su un ordine del giorno che si è stabilito insieme. Tutto questo, l'ordine del giorno, stabilire quando vederci, incontrarci, oggi lo si può fare tramite la piattaforma Facebook, se non si vuole prendere la piattaforma Meetup, amici di Zeppi. Quindi la cosa fondamentale però è l'ascolto, ascoltiamoci, perché molto spesso non siamo abituati. E quindi io lo dico anche a me stesso, non siamo abituati ad ascoltare, quindi molto spesso magari l'altro sta dicendo delle cose non condivisibili, però io, anziché lasciargli i famosi 3 minuti, 5 minuti, dipende da quanti ne siamo, ti parlo sopra, e questo poi si insedia poi una contrapposizione che non serve al gruppo, usciamo stressati tutti, si fa tardi e abbiamo parlato del nulla. Quindi le azioni concrete sul territorio, piccole azioni, non pensiamo di cambiare il mondo in poco, ma piccole azioni concrete, semplici, anche pulire la spiaggia, anche venire a pulire la spiaggia, che in questo momento lo farei, perché ce ne sono 2-3 bottiglie di plastica che dovrebbero essere volte. Ecco, queste piccole azioni, pulire il prato, piccole azioni, sono semplici. Benissimo, partiamo dalla semplicità, perché poi attraverso le azioni noi capiamo anche l'altro fin dove è disposto a mettersi in gioco. Perché se tu mi vuoi venire nel meetup e dire facciamo questo, facciamo quest'altro, e poi magari dobbiamo pulire l'aiola, e tu non vieni a pulire l'aiola perché magari sei non so chi, sei impegnato, oppure magari dici no, ma io non lo faccio a casa, lo faccio qui, è il ragazzo mio, allora fai in questo modo, fatti un attimino da parte, magari dai un tuo contributo, però più di quello sappi che insomma gli altri comunque operano, quindi se sbagliano, sbagliano perché fanno. E a una persona che non è vicina al movimento e però si sta avvicinando, qual è l'unico consiglio in 1 minuto che vuoi dare? Vieni e vedi, perché è inutile parlare e supporre. Vieni e vedi. Grazie mille, Sergio Puglia. Grazie, ciao ragazzi.